Un successo inaspettato che continua ad aumentare mano a mano che il tempo passa. Il libro del giornalista Marco Liguori, Caterina Costa, La nave dei misteri, sulla strage che seguì all'esplosione della motonave Caterina Costa nel porto di Napoli nel 1943, ha raggiunto il Senato. Infatti, l'autore del libro, già presentato in decine di città in tutta Italia, insieme al senatore Roberto Marti, al controammiraglio Gianluca De Meis, capo dell'ufficio storico della Marina Militare, è stato invitato al Senato della Repubblica, dove ha ricordato l'accaduto. L'autore ha ripercorso la vicenda dell'incendio e dell'esplosione della motonave Caterina Costa nel porto di Napoli, avvenuta 80 anni fa, nel marzo del 1943, partendo dai racconti della sua famiglia e proseguendo attraverso una ricostruzione documentale, scrupolosa e originale, di un tragico episodio della Seconda Guerra Mondiale, rimasto tuttora avvolto nel mistero. L'esplosione non lasciò scampo all'equipaggio ed anche in città furono registrati oltre 600 morti. Sì, oggi è una giornata importante per Caterina, il mio libro Caterina Costa, La nave dei misteri, Napoli 28 marzo 1943, cronaca di una tragedia, poiché qui alla sala caduti in assiria del Senato della Repubblica e abbiamo parlato, esposto e anche un po' confutato delle parti del libro molto importanti, grazie anche all'intervento del senatore Marti, che è il padrone di casa, il presidente della commissione, la settima commissione cultura del Senato, e a contrammiraglio De Meis, che è il capo dell'ufficio storico della Marina Militare, che ha contribuito moltissimo per il mio lavoro. Secondo me non c'è una prova chiara e netta, una pistola fumante su un determinato elemento di quella tragica giornata, però ecco, possiamo dire, vedo che c'è un'idea di un possibile attentato e c'è dall'altro lato una tubolatura di vapore difettosa che nella stiva numero 6, quella di a poppa, dove c'erano i carburanti, dove c'era un acre odore di benzina, il problema dell'incendio, diciamo lo scoppio dell'incendio in quella giornata. In aula al Senato era presente anche il nipote di un marinaio che perse la vita, il favalese Mino Luxardo. E infatti io sono qui proprio in doppia veste, soprattutto penso, visto che mi chiamo Giacomo Luxardo, come mio nonno Giacomo Luxardo, e anche come giornalista, perché alcune testate, appunto liguri, mi hanno mandato per il servizio, perché è molto importante. Io volevo ringraziare personalmente Marco Liguori, perché con il suo libro non avrà certamente svelato il mistero della Caterina Costa, ma ha tolto quel velo che nella nostra famiglia aleggiava. Sapevamo, ma non conoscevamo dei dettagli. Lui ci ha dato delle certezze. Grazie Marco, perché il tuo lavoro capillare, certosino, veramente di quelli che sei andato a cercare la pistola fumante, hai trovato la mia, non hai trovato la tua. Ti ringrazio. Con questo libro l'autore ha vinto lo scorso dicembre il premio Acqui Edito ed Inedito 2022 ed adesso il riconoscimento al lavoro di Marco Liguori del Senato della Repubblica.